Salve miei cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, abbiamo terminato l'evento, ci andiamo a prendere tutti i punti, mamma, e siamo saliti a 24 in un posto, tipo un tubo di niente, pazienza. Ragazzi, siamo qui semplicemente per dirvi che è uscito il nuovo aggiornamento di Harry Potter Hogwarts Mystery, siamo sulla 1.18.1. Avete le solite cose che avete sempre avuto, avete i soliti modi che avete sempre avuto, trovate anche la versione modificata sul mio sito internet e andate a trovarla su ilpixelmatto.it. Insomma, nulla di nuovo, come al solito, sapete già come fare. Se non lo sapete, trovate tutto scritto nel sito. Quindi mi raccomando di leggere, mi raccomando che se non avete la versione se non avete Facebook collegato, perderete salvataggio, quindi dovete prima collegare il gioco su Facebook e poi solo e soltanto dopo andare a installare la versione. Mi raccomando, non potete avere l'originale con la moddata tutte e due insieme, dovete avere una o l'altra, quindi dovete togliere una per mettere l'altra. Se venite già da una mia versione potete installare sopra, dovete andare su info account, vedere se l'account Facebook è collegato, eccetera, eccetera, eccetera. Sono sempre le solite cose, ragazze, comunque. Le istruzioni sono molto molto semplici. Se voi siete con l'originale e volete passare alla mod, dovete essere collegati a Facebook, togliere l'originale e installare o la mod 2 o la mod 3. Cosa cambia tra le due? Lo trovate semplicemente scritto sotto il download, quindi andate a guardare lì senza chiedermelo ogni volta. Se invece venite dalla mod 2 e volete prendere la mod 3 o viceversa, allora dovete comunque toglierla e rimetterla. Se invece avete la mod 2, per esempio, e volete reinstallare la mod 2, beh, vi basta semplicemente installarcela sopra, senza nessun problema. Per poter fare il login su Facebook non dovete avere l'applicazione di Facebook installata, altrimenti non riuscirete a fare il login, perché è un problema degli sviluppatori, non chiedete a me. Quindi ragazzi, mi raccomando di fare tutte le cose a modo e se volete supportarmi per tutte queste cose che faccio completamente gratuito, trovate qua sotto in descrizione tutti i modi per farlo, anche completamente gratuito. Per esempio, potreste fare Amazon Prime Video gratis per 30 giorni e voi vi godete serie TV e io guadagno una piccola cifra che potrebbe essermi utile. Ma ragazzi, direi che per oggi è tutto. Speriamo di trovare molto presto dei nuovi capitoli, anche se, ragazzi, mi sa tanto che questo nuovo capitolo, che ora qui non si vede perché non ho ancora fatto le lezioni, eccetera, sarà da una sola azione. Beh, speriamo tanto. Per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il mio sgatto! Mamau! Iscrivetevi al canale!